Al nostro critico, ti lascio nel tuo angolo. Vedo che arrivano tantissimi mail. Ma sono mortificato, guarda qua. Guardate le mail. Sembro Cappuccetto Rosso. Scusa Alberto, possiamo... Che c'entra Cappuccetto Rosso? Che va dalla nonna, guarda. Ok, allora, oggi, velocissima. Sì. Ecco, mi raccomando, però, non si... non essere, ecco, tipo, non essere cattivo, Non essere ma come no, il tuo solito. Cose. Perché sono tue fan, fan di Avanti Tutti, Ok? Ah, ci posso fare un appello? Sì. Non scrivete più, fate schifo, ecco. Bravo! Vabbè, se vogliamo poi, insomma, ci sono molti in televisione che facendo così hanno avuto un grande successo, quindi, dai, forza, sbrigate però, mamma mia. Questa breve lettera. Allora, egregio, immenso, strabiliante critico di vita e di cultura. Mi chiamo Priscilla e sono vostra ammiratrice, ma che dico ammiratrice di più, sono vostra appassionata, ma che dico appassionata di più, sono vostra. Ecco sì, sono vostra. Io pendo dalle vostre labbra e vengo d'estè a descrivervi la mia situazione. Sono una signora dalla veneranda età, che finalmente dopo anni di fatiche e di duro lavoro sta ottenendo i risultati tanto attesi. Prendo la pensione, i miei figli sono emigrati, mio marito è scappato con una massaggiatrice thailandese, il mio amante è deceduto e, dulcis in fundo, oggi ho vinto 10 euro con un gratta e vinci. Volevo chiedervi cosa mi consigliate di culturale per queste giornate di vacanza. Per sempre vostra umile adoratrice Priscilla. Beh, Priscilla, guarda, Priscilla... Un secondo, Priscilla. Dov'è Frate Spintone? Oh, Frate Spintone, salve! Ciao. Scusate. Ma il cappuccino è sempre rimasto qui, io preferisco il tè di solito. Allora, dicevamo, Priscilla, Lucilla, come ti chiami, che mi frega. Allora, ti posso consigliare varie cose, dipende da che arte preferisci. Non so, se ami il teatro, c'è Giorni Felici, di Beckett. Se ami il cinema, c'è tutta i capolavori di Fritz Lang, dell'espressionismo tedesco. Però ora che ci penso, ti potrei consigliare una poesia di Saffo. Vorrei veramente essere morto. Sì, ti consiglio quello tempra! È finito, è un applauso per... Ma mi fate... Grazie! Ma per favore! Grazie! Grazie di nuovo! Ma per favore, un applauso, diciamo, per Mattia Cirelli!